Buonasera, benvenuti, benvenuti alla nostra diretta, la diretta di Eterna Time. Naturalmente siamo alla vigilia di una partita, la partita che si giocherà domani pomeriggio, inizio alle ore 15 allo stadio Libero Liberati, è la partita fra Ternana e Palermo, quindi torna una delle sfide classiche, no? Che hanno caratterizzato sicuramente la storia delle due società, Ternana e Palermo. Palermo sicuramente con più milizia nella massima serie, la Ternana con due esperienze appunto nella massima serie, ma se e poi andremo a vedere magari i precedenti, se andiamo a vedere i precedenti, la Ternana da questo punto di vista è di molto in vantaggio nei confronti della formazione Rosanero. Formazione Rosanera che quest'anno è allenata appunto da Boscaglia. E allora siamo in diretta, lo siamo stati ieri sera, una lunga direi chiacchierata, e direi che siete stati anche in tanti che ci avete supportato con i vostri commenti, e questo ci ha fatto estremamente piacere. Speriamo che sia altrettanto questa sera, nel modo in cui andremo appunto a presentare la partita. E allora vi presento Francesco Claudini. Ciao Francesco, buona serata. Buonasera Ivano e buonasera a tutti i telespettatori. Bene, e fra un po' ci raggiungerà anche Luca Giovannetti. Naturalmente in regia c'è Michele Pettorossi, che ringrazio ancora una volta per essere insieme a noi. E allora, dicevo di questa partita, una partita di cartello, sicuramente, due nobili che Palermo, che insomma ha attraversato delle vicissitudini davvero molto stressanti. La formazione rosanero comunque si è ripresa vincendo il campionato di Serie D e ora è ritornata nel campionato di Serie C, e quindi c'è questo scontro che in altri anni magari si è tenuto in categorie diverse, in categorie superiori. Beh, a proposito di questo, andiamo a vedere un po' allora quello che è il ruolino delle due squadre nel corso degli anni. Sono stati disputati 21 incontri. Pensate che di questi 21 incontri, 11 ne ha vinti la Ternana, 8 sono stati pareggi, e due sole le volte in cui il Palermo ha violato il Liberati. Sì, dico bene il Liberati perché le due uniche vittorie del Palermo a Terni si sono disputate negli ultimi anni, nelle ultime due partite disputate, 13-14, 2013-2014 e 2017-2018. Per il resto pareggi e vittorie della Ternana, soprattutto nei primi anni nella storia delle due formazioni. Bene, detto questo, avete visto un po' il curriculum, non è che possiamo elencare tutti, non vogliamo stressarvi da questo punto di vista. Un saluto da Sergio Costa che ci augura una cordiale buona serata, a me e a tutti i collaboratori, che è un piacere, ci dice Sergio Costa, ascoltarvi. Noi naturalmente ringraziamo, siamo orgogliosi di questa sottolineatura appunto di Sergio Costa. Prima di iniziare a parlare di Ternana Palermo, prima di ascoltare l'intervista di Boscaglia, uno straccio della conferenza stampa di Lucarelli, e di vedere le probabili formazioni, direi di andare a sentire cosa ne pensa Francesco del calciomercato della Ternana. Ieri sera ne abbiamo parlato con Luca Giovannetti, Marco Risostomi e con Luca Leone, addirittura in diretta, insieme a Alessandro Taglieri. Questa sera sentiamo il Francesco Claudini che cosa ci dice del calciomercato della Ternana. Allora, credo che il mercato della Ternana sia davvero di grandissimo spessore e di altissimo livello. Forse uno dei migliori calciomercato degli ultimi 8-10 anni, probabilmente. Voto altissimo, tra l'8,5 e il 9, direi. Squadra rinforzata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco. Probabilmente soprattutto in attacco perché Falletti, Peralta e Raicevic vanno a rinforzare un reparto già molto forte, secondo me. Poi la ciliegina sulla torta è rappresentata ovviamente dal ritorno di Antonio Palumbo proprio nelle ultime ore, nelle ultime battute di calciomercato. Io credo che Palumbo probabilmente subito dopo venerdì scorso, quando è subentrato per quei 10 minuti in Sampdoria-Fiorentina, tutti noi potevamo immaginare
che non sarebbe mai tornato. Non ci Soprattutto. abbiamo, non ci si credeva assolutamente, insomma, che quello Ma che si in Serie A potesse tornare a Terni Antonio Palumbo. se me l'avessero detto, avrei sicuramente risposto: ma dai, non ci credo, impossibile. Beh, esordio in Serie A. Ci sono squadre di B importanti che lo cercano. Beh, perché dovrebbe tornare a Terni? E invece la forza di volontà del direttore Leone, probabilmente, anzi, sicuramente, la forza economica della società rappresentata da Stefano Bandecchi hanno permesso questo grandissimo ritorno, sia da un punto di vista, possiamo dire, affettivo, umano, che da un punto di vista ovviamente tecnico, perché Palumbo è sicuramente tra i migliori, se non il migliore, sbilanciamoci, perché no, centrocampista della categoria. Quindi Ma voto guarda, altissimo. scusami che ti interrompo, Francesco, c'è un comune denominatore fra Falletti e Palumbo, no? Che tutti e due, nonostante potevano aspirare a compagini o a campionati, diciamo, più importanti, hanno voluto fortemente Terni per giocare nella Ternana. Questo è significativo, segno evidente che c'è grande determinazione nelle loro intenzioni. Questo è fondamentale anche per una questione di impatto con il gruppo e con lo spogliatoio. Quando ci sono giocatori che vengono a Terni non solo per la solidità economica della società, ma anche magari anche per la società stessa, ma per la piazza, per le ambizioni, allora c'è qualcosa che funziona effettivamente. E di questo ne sono davvero, davvero soddisfatto e felice. Allora, Poi, ah sì, sì, scusami, ti avevo interrotto. finisco velocemente, credo che Ah, Leone vai. abbia fatto davvero un buon lavoro, ha acquistato giocatori esperti come Laverone e Frascatore sulle fasce difensive, uno a destra e uno all'altro a sinistra, un centrale difensivo. Da Livorno me ne parlano davvero molto bene come Bobben, che anche oggi Lucarelli dice: guardate, non è solo grande e grosso, ma è anche piuttosto rapido, quindi attenzione, è alto 1,91, quindi non è piccolino. A centrocampo, va bene, abbiamo detto, è tornato Palumbo, c'è Kontek che per ora sta facendo bene, ma non lo pressiamo troppo, lasciamogli del tempo, è bravo. Sicuramente avrà carriera davanti, ma dovrà dimostrare ancora tanto. E poi Peralta, Raicevic, insomma, Falletti, beh, che gli vogliamo dire? Bene, un mercato sicuramente di lusso quello della Ternana. Ieri sera l'abbiamo definita la regina del mercato, perlomeno del girone C sicuramente, ma credo un po' di tutta la serie C. Ciao Luca, buona serata, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti voi. Mi scuso, ma ho terminato solo in questo momento di lavorare. Allora, lo sappiamo che sei uno stacanovista e che insomma Beh, non ma sai, pensi perché il a. giorno prima della partita Campetti, ultimissime sul terreno della Ternana, ultimissime sul Palermo, mi sono consultato più volte con l'amico Francesco, quello di lì che saluto. Insomma, piccole novità dell'ultima ora, insomma, Con i quello che colleghi ti. di Palermo, con i colleghi di Esatto. Palermo. Quindi subentro in corsa, chiedo scusa per il ritardo, cercherò di farmi perdonare. Ma figurati. Senti Luca, diamo subito la notizia che insomma, purtroppo ci avevamo sperato, no, che il pubblico potesse essere presente alla Liberati e invece il COR, insomma, non ha dato questo parere positivo, per meglio, si è lavato le mani perché ha detto è sconsigliabile aprire lo stadio al pubblico. Questo vale per la Ternana, vale per il Gubbio, vale anche per il Perugia. Allora, non entro nel merito perché non ho gli strumenti né di natura medico-sanitaria né di natura giuridico-burocratico-procedurale per esprimere un parere compiuto. Mi limito a due osservazioni. Quindi, partendo dal presupposto di cui sopra, un presupposto che mi impedisce di esprimere un parere fondato. Soltanto due impressioni, da osservatore esterno. Primo, ma questa è semantica. Sconsigliare stricto sensu non significa vietare. Perché si sconsiglia? Se è l'organo preposto, se ritiene opportuno farlo, vietalo. Perché? Perché lo sconsigli? Che significa sconsigliare? Credo che la Ternana
voglia focalizzare anche questo aspetto, eh. Uno potrebbe dire, ma ti aggrappi alla semantica. Beh, la semantica nella vita, per quanto mi riguarda, è basilare. Vabbè, soprattutto in un documento ufficiale. Occupi un posto di responsabilità, sei un'istituzione, prendi la responsabilità. Prendi una decisione, la adotti, giusto o sbagliata che sia, ripeto, non entro nel merito, anzi, sì, ho una posizione per cui, vabbè, potrebbe anche essere giusto, non entro nel merito, non mi compete, non ho gli strumenti, ma perché la sconsigli? Vietala, no? Certo. Secondo, e concludo, mi dispiace molto che di fatto una piccola quota dei tifosi della Ternana, diciamo che la Ternana in questa città e nei dintorni, in provincia, ma anche in piccoli lembi di province limitrofe, ha 15.000 appassionati, diciamo che la metà di essi sono in linea di massima praticanti, tra virgolette, ma forse anche più della metà, diciamo 7-8.000 che salgono a 10-11.000, 12.000 per i grandi eventi, e parliamo di C o di B, eh? Bene, 1.000 sarebbero stati una quota ridotta, esigua, ma comunque una quota significativa nella sua esiguità di spettatore, di persone abilitate ad assistere alla partita della propria squadra del cuore. Non è avvenuto in occasione del primo match, non è accaduto in occasione del secondo. Io non entro nel merito, non ho gli strumenti per dire se si tratta di una decisione giusta o sbagliata. Con umiltà mi fermo qui, dico solo che esprimo il mio rammarico, perché mi dispiace che neanche 1.000 nostri concittadini e co-tifosi possano assistere al match delle fere. Ma questo non significa che io valuti il provvedimento in sé sbagliato, e non ho gli strumenti per prendere una posizione in merito, né dal punto di vista diciamo sanitario, medico. Sono analfabeta, e sono analfabeta anche in campo burocratico, procedurale e giuridico. Bene, allora, detto questo, leggiamo qualche messaggio. Mauro Masci ci augura una buona serata. Roberto Alia, buona serata Ivano, unico canale che parla di Ternana, complimenti e forza fere. Fabrizio Giovannelli se ne passa un pochino, fa un po' un doppio salto. Il doppio salto è possibile, lo fa anche lui, anche Fabrizio fa un po' il doppio salto. Sergio Costa, se possibile vorrei un chiarimento sul problema Trapani, non ho capito se i punti fatti nelle partite con, vengono tolti, sì, vengono tolti, quindi... Sì, sì, non avranno i 3 punti a tavolino né il Catanzaro per la partita di, non disputata ieri, né in precedenza la Casertana per quella non disputata nel primo turno. Li avrebbero avuti se questa estromissione fosse avvenuta dopo il giro di boa, come ci ha spiegato con la solita perizia qualche giorno fa Marco Crisostomi. Poiché tutto questo avviene all'inizio del girone di andata, nulla questio, nessuna vittoria a tavolino, nessun punto per nessuna squadra avversaria, che poi sono state due, Casertana e Catanzaro. Semplicemente il campionato va avanti con 19 squadre, quindi non più 38 partite ma 36, e ogni volta chi incontra il Trapani riposa. Ad esempio domani riposerà la compagine che avrebbe dovuto fare visita al Trapani, mi riferisco esatto Ivano al Monopoli. Allora, Mauro Masci, secondo me quest'anno, grazie al nostro presidente, a tutto lo staff rossoverde, grazie all'ottimo mercato, ci possiamo togliere delle belle e ottime situazioni. È così, Francesco? La pensi anche tu così? Beh sì, io non sono di natura scaramantica, però quest'anno diciamo che voglio esserlo, quindi mi tengo basso con i giudizi. Ho già detto che al mercato do un voto alto, tra l'8,5 e il 9. Allo stesso tempo però voglio anche dire che c'è il Bari, che si è rinforzata, che nell'ultimo giorno di mercato ha acquistato Citro e Montalto, nostra vecchia conoscenza, che l'Avellino ha fatto davvero una squadra fortissima. Anche loro nell'ultimo giorno ha preso Enrico dal Frosinone e Fell, l'anno scorso, ce lo ricordiamo bene, era a Monopoli. Il Palermo stesso, grande piazza, grande squadra, la Juve Stabia, la Casertana, che non cita nessuno ma si è mosso davvero bene sul mercato, senza non ricordare Catania e Catanzaro. Quindi il campionato è lungo, la stagione sarà molto lunga, ci saranno molti turni intrasettimanali, quindi concentrati sul campo partita dopo partita, e testa alta, e andiamo e proviamoci, questo sicuramente. Però Francesco, scusa, volevo chiederti una cosa al volo. Quel voto al quale facevi riferimento tu potrebbe collocarsi più che tra 8,5 e 9, tra 8,8 e 9,
Seconda domanda, ma secondo te, ma se, sì, sì, perché è più spostato verso il 9, credo, poi chiedo il parere dell'amico Francesco. Secondo te, certo, mettiamo sul tavolo il quesito, ma tale rimane, ma perché nessuno cita la Casertana che ha condotto un mercato intelligente e positivo tra le outsider? Perché viene così ignorata la Casertana? Cioè, perché? Parto dall'ultimo. Parto dalla prima domanda. Ieri sera non è che è stata ignorata da noi. Da noi però sulla stampa nazionale sì, non l'aveva nessuno. Sì, diciamo non contiamo meno di niente, però insomma, vabbè, però... dal nostro parere l'abbiamo espresso ieri sera. Prego, Francesco. Bene, diciamo che con Luca ci divertiamo ogni tanto a dare i voti e ad utilizzare i decimali, quindi... Io ho detto 8,5-9 la Ternana, ma se dovessimo usare i decimali darei un voto più vicino al 9 che all'8,5, quindi 8,8. Sì, 8,8. Sarebbe stato allora, 9. Che sei d'accordo, dai, su. Sì. D'accordo, no, però è un pensiero comune, eh? No, è un pensiero comune, perché anche secondo me è quel voto che fotografa. Quindi parliamo di un voto altissimo, eh? Parliamo di un mercato, il migliore del girone. Sarebbe stato un 9 pieno con un terzo portiere già pronto, però lo potrebbe diventare perché oggi Lucarelli non ha detto vediamo se c'è la possibilità di prendere un portiere svincolato utile alla causa, perché stanno valutando. E allora è un 9 netto, Francesco? Allora, potrebbe diventare un 9 netto. Meno male. Allora, siccome voi state diciamo puntando sui decimali, c'è chi invece vuole dire anche voi avete esaltato sicuramente Luca Leone, però oggi l'ha esaltato anche Lucarelli, quindi abbiamo estrapolato quella parte di conferenza stampa in cui Lucarelli lota per il mercato Leone, quindi quando Michele Petrolossi può mandare la clip con il commento di Lucarelli sul mercato. Ho mandato ieri un messaggio a Luca Leone intorno alle 18, gli ho detto per ora sei da 9, guarda se arrivi a 10, invece è rimasta a 9. Sì, vuol dire quanto è mancato per... No, va bene così. Siamo soddisfatti di quello che... Leone è stato bravo, onestamente Leone è stato bravo, la società ha cercato di fare... di accontentarmi nel limite delle possibilità e nel limite anche delle volontà degli altri a cedere, no? Perché poi non è che nel momento in cui si individua un calciatore necessariamente questo calciatore è in uscita, magari ti trovi anche dall'altra parte a società che non vuol vendere, però devo dire che alla fine sono soddisfatto. Ora poi ovviamente la parola l'avrà al campo, perché come dico sempre io, un conto è la teoria, è la forza teorica, e un conto è la forza pratica, e questo vale per tutto, no? Sono curioso di andare a vedere, a toccare con mano quelle che effettivamente possono essere le risposte di ogni singolo giocatore che abbiamo acquistato e quelli che abbiamo già e che abbiamo deciso su cui continuare a puntare. Però ovviamente ribadisco, faccio complimenti a Luca Leone e alla società per come si è mossa, per come ha cercato di accontentarmi, e in queste condizioni ci sentiamo diciamo un po' più competitivi di come eravamo prima. Ruoli tutti coperti? I ruoli numericamente tutti coperti, forse diciamo forse un tassello abituato a 2,5 avrebbe diciamo fatto comodo, però ripeto, non è che si può prendere giocatori su cui magari non c'è la disponibilità delle altre società a cedere. Bene, avete sentito quindi anche Lucarelli che loda il mercato appunto di Luca Leone, e pensare che settimana fa insomma sono state dette tutti i colori a Luca Leone nel corso anche dei messaggi, no? Qui nella nostra trasmissione ieri sera e stasera invece tutti i messaggi pro Leone, ed è direi giusto, perché poi il mercato della Ternana è stato quello che è stato. Ci chiedono in diversi se è vero che domani la partita verrà trasmessa da Rai Sport. Sì, è così, c'è una variazione, quindi domani la partita
Ternana-Palermo dalle ore 15 verrà trasmessa da Rai Sport. Quindi questo è un piccolo segnale, una piccola consolazione, se vogliamo, per quello praticamente che non è stata praticamente la concessione di Mille allo stadio. Allora, diamo un po', intanto Francesco si prepara sulla Palermo, fra un po' ci parla e ci dirà tutto del Palermo Francesco Claudili. Noi andiamo a sentire invece da Alessandro Versigilli che chiede a Luca Giovannetti di fare un po' il mago. Ti chiede, ma Alessandro Pizzo il pazzo non a caso, voglio dire. Lo abbraccio veramente perché poi è un carissimo amico, tante volte è venuto in trasferta con noi ed è un piacere veramente salutarlo. Voglio sapere da Luca quanti punti facciamo a fine campionato. Ma E quelli e poi non più, Luca. con tutte le molteplici variabili che ovviamente condizionano il rendimento di una squadra di calcio nell'arco di un campionato e ovviamente in misura maggiore nell'arco delle singole partite che sono soggette a episodi, decisioni arbitrali, infortuni e quant'altro. Quindi se una previsione stilata sulla lunghezza di un campionato può essere almeno in parte verosimile a inizio stagione, quella sulle singole partite non lo è, perché puoi vincere a Palermo e poi perdere in casa con una, che ne so, con una formazione di seconda fascia teorica, che ne so, il Bisceglie, perché dipende, ripeto, da mille variabili. Rispondo alla domanda, non provo neanche a dribblarla, chiaramente con tutte le variabili possibili e immaginabili, credo che questa squadra come potenziale possa conquistare intorno ai 75 punti. Naturalmente questo al netto di infortuni, squalifiche, errori arbitrali, scadimenti improvvisi di forma, eccetera. Una Ternana più o meno a pieno regime, perché non puoi avere tutto l'anno assenza di infortuni e di squalifiche, più o meno in linea rispetto agli errori arbitrali a favore o contro, errori ovviamente in buona fede. Più o meno con un rendimento coerente rispetto al loro valore teorico dei suoi giocatori, perlomeno di quelli più importanti, potrebbe approdare intorno a quota 75, il che significherebbe presumibilmente vincere il campionato. Poi è chiaro, ne può fare 72 o 78, ci mancherebbe altro. Però nel suo DNA c'è questo tipo di potenziale. Mi sto sbilanciando molto, ma ribadisco, sono previsioni neanche teoriche, cartacee, che si basano soltanto sulla lettura dei curricula dei giocatori nostri e delle altre. Del resto, il fatto che la Ternana e il Bari siano in prima fila lo dicono tutti in tutta Italia, tutti gli osservatori, gli addetti ai lavori. Stamattina l'hanno detto Boscaglia, tecnico del Palermo, e di somma DS dell'Avellino, quindi non è che ci stiamo autocelebrando. Quindi io sì, credo che il potenziale punti di questa squadra sia quello, ammesso che vada tutto liscio o che comunque le variabili negative siano circoscritte entro un range di accettabilità. Ti Ok, allora, posso dire una cosa, Ivano, velocemente? prego. A parte lo scorso anno la regina, per ovviamente le vicende Covid, quindi Monza, Regina e Vicenza, negli ultimi 8 campionati di Serie C, la capolista ha vinto il campionato con una media punti tra i 2 e 2,2 punti a partita. Quindi, nel nostro caso, con un campionato zoppo, ovviamente con l'esclusione, dopo l'esclusione del Trapani, quindi 18 partite andate e 18 partite a ritorno, quindi 36 partite, 2,1 punti di media a partita, uguale 75 punti. E la Ternana ha nelle corde 75 punti, anche secondo me. Sì, Beati perché io voi. poi questa previsione l'ho tarata tenendo conto del fatto che le partite non saranno 38 ma 36 perché non ci sarà il Trapani. Però l'abbiamo detto, ricordiamoci che squadre straordinariamente forti sono retrocesse come il Padova dalla B alla C 5 anni fa, sono retrocesse dalla B alla C come la mega super stratosferica reggiana del 1999. Quindi ricordiamoci di tutto questo. Perché il calcio, tra virgolette, è una brutta bestia, e si diverte a farsi beffe di chi si, forse incautamente, sbilancia in certe previsioni, Allora, come me. ricordiamo questa, siccome continuano a chiedercelo, comunque diversi nostri telespettatori, li chiamo così, telespettatori, che i nostri sono dei veri e propri programmi. A proposito, c'è Franco Caroli,
che ci dice che siamo rimasti l'unico canale che si interessa della Ternana, e per questo ci ringrazia. Dicevo, su Rai Sport, quindi domani c'è questa, questa telecronaca diretta della, della partita. Allora, diceva appunto Franco Caro, buonasera a tutti voi, siete diventati il più importante e unico punto di riferimento delle Fere. Grazie tante. Noi ringraziamo voi che ci state dando la soddisfazione di seguirci. Giannetti Antonio, scusa Ivano, ma perché a Perugia hanno fatto entrare 1000 persone in un palazzetto al chiuso? Non è molto più rischioso rispetto a uno stadio all'aperto? Quali parametri hanno adottato? Guarda, i parametri che hanno adottato non lo so. So sicuramente che è molto più rischioso essere in 1000 in un palazzetto chiuso che allo stadio, anche perché lo stadio, come Liberati, tiene a una capienza di 14.900 persone, quindi vuol dire veramente la distanza di sicurezza sarebbe stata assicurata. Però questa decisione, come dicevamo prima, il COR ha sconsigliato praticamente l'ingresso delle persone senza assumersi una responsabilità. Poi è vero che la pandemia sta riprendendo piede, che i contagi stanno riprendendo piede, però con la dovuta accortezza credo che è in sicurezza. La Ternana era pronta, tra le altre cose, cioè diceva oggi Lorenzo Modestino in conferenza stampa, che la Ternana era pronta a mettere in atto tutte quelle che sono le misure di sicurezza anti-Covid, però insomma questa è la risposta. Purtroppo domani ci sarà da vedere la partita appunto su Rai Sport. Stefano Terni dice: o tutti o nessuno, piano piano arriveranno al loro obiettivo, tutti sul divano con le pay TV, e qua il Covid c'entra poco. Avanti Ternana. Secondo Alessandro Persigilli l'outsider sarà la Juve Stabia. Poi vediamo, ho perso il conto, no, sono ad Americo Marsi, siamo veramente forti, mai nessuna squadra così forte in Serie C, sempre forza, sempre magica Ternana, dice Americo con tanto di mascherina rosso-verde. Mauro Bianchini, buonasera Ivano, proprio in questo istante mi è stato detto la partita, vabbè, questa è la conferma di Rai Sport, sempre relativamente agli spettatori. Samuele dice: se fosse vero questo, manco sul film Le Comiche del Poro Fantozzi, cioè 1000 persone su uno stadio di 20.000 persone, qui dovrebbero far entrare 1000 persone a settore, tutto il palazzetto di Perugia e lo stadio di Gubbio è poco più di un solo settore dei Liberati, che ride, dice la... E poi, probabilmente non è nemmeno una questione di campanilismo, no? Perché poi questa decisione del palazzetto è stata presa una settimana fa, credo. Nel frattempo un po' le cose sono sicuramente peggiorate. Però quello che è stato sconsigliato alla Ternana è stato sconsigliato sia al Perugia che al Gubbio, quindi per il Perugia né per il Gubbio ci sarà il pubblico presente allo stadio, le 1000 persone presenti allo stadio. Probabilmente i dati epidemiologici che sono peggiorati rispetto a una settimana fa suggeriscono maggiore cautela. Infatti, ribadendo la mia totale ignoranza in tutti gli argomenti sui quali verte questa chiacchierata, su questo specifico argomento, forse è più contestabile il fatto che sia stato consentito quell'accesso una settimana fa che non il fatto che venga adesso ribadito il niente agli spettatori negli stadi. Dopodiché poi, perché comunque la salute pubblica è sempre comunque in assoluto il primo valore, il valore fondante anche della nostra Costituzione, e in questo chiaramente è maestro Francesco Claudili, prossimo alla laurea in giurisprudenza. Però aggiungo anche un'altra cosa: l'uomo della strada è ovviamente disorientato, perché già nella prima partita a Teramo erano consentiti 1300 ingressi, quando poi la normativa parlava di 1000 ingressi, a Teramo 1300, anche se poi ne sono entrati un quarto. Altri stati restano chiusi, cioè ci si muove in un pantano di decisioni apparentemente contrapposte o comunque differenti o comunque non omogenee, che sconcertano la gente, insomma. Anche quello che sta accadendo in Serie A, Napoli, Juventus, se ci fosse un metro comune, sistemico e sistematico, io credo che tutti accetterebbero di buon grado qualsiasi tipo di decisione. Cioè adesso, ad esempio, sembra che il governo voglia imprimere una nuova stretta a molteplici attività, ok, però mi viene da chiedere, è lecito chiedersi perché in estate sia stato consentito per oltre 2 mesi l'accesso alle discoteche, che per definizione
rappresentano l'antitesi del concetto di distanziamento sociale. Allora, entriamo nei particolari di Ternana Palermo e allora andiamo a sentire da Francesco Claudili chi è il Palermo, che tipo di squadra ha messo in piedi e quali sono gli elementi più forti della squadra di Boscaglia. Sì, Ivano, voglio dire, ecco, domani arriva il Palermo, grande squadra, grande piazza davvero blasonata. Lucarelli oggi dice: il vero top player del Palermo è mister Roberto Boscaglia. Ed è vero, non ha tutti i torti. Boscaglia inizia ad allenare sui campi polverosi nella promozione italiana in eccellenza tra Licata, Gela, Akragas, con Al Carno nel campionato 2006-2007 e con il Nissa nel successivo campionato 07-08, vince campionati di eccellenza da Proda in Serie D. Nel 2009 diventa tecnico del Trapani in Serie D e ottiene un secondo posto per poi essere rinato nella seconda divisione, quella che si chiamava Serie C2. E nel 2010 vince i playoff proprio contro l'Avellino, che quest'anno rincontrerà come avversario, ottenendo la promozione in C1. Nel 2012-2013 vince un altro campionato, il campionato di C1 con il Trapani, ottenendo anche la panchina d'oro e approdando in Serie B. Dal 2015 al 2018 poi è stato allenatore tra Brescia, Novara, ritorna a Brescia, è stato esonerato da Cellino per poi essere richiamato, e quindi spazia in B. Nel 2018, quell'anno funesto che affrontavamo insieme a Entella, Novara, Catania, Siena, nella querela giudiziaria per i ripescaggi, scende di categoria con l'Entella e vince il campionato battendo all'ultimo minuto la Carrarese 1-0 ai danni del Piacenza. Rimane un altro anno in B, ottiene il 13° posto e il 14 agosto risolve il contratto con l'Entella e il 19 agosto viene ufficializzato dal Palermo. Palermo arriva a Terni con 5 indisponibili. Uno legato a Luperini, che è stato acquistato praticamente oggi, ha firmato un triennale con la società siciliana, appena svincolatosi da Trapani, centrocampista davvero bravo, giovane, molto forte, un bel mediano. Gli altri indisponibili sono Santana, l'espertissimo Mario Santana, tanti anni in Serie A, 39 anni a dicembre, Corrado e Crivello, entrambi terzini sinistri, quindi iniziamo a dire che il Palermo avrà dei problemi sicuramente sulla fascia sinistra. Insieme a questi già citati anche Florio, classe 2002, non convocato per scelta tecnica. Il Palermo di mister Boscaglia dovrebbe presentarsi a Terni, uso il condizionale perché c'è un po' una discussione in atto, ne ho parlato anche con Luca Giovannetti. Probabilmente mister Boscaglia rimarrà sulle sue idee 4-2-3-1, quindi a specchio con il sistema di gioco adottato da mister Lucarelli. Però, voglio dirlo, è escluso un passaggio alla linea 3, perché non avendo né Crivello né Corrado sulla corsia di sinistra, è facile ipotizzare come venga spostato Marconi, l'ex Monza, sulla fascia sinistra, quindi adattato. Ma c'è un problema per il Palermo, perché anche a destra sia Doda che Accardi sono reduci da lunghi infortuni, appena rientrati, tant'è che Boscaglia chiedeva e continua a chiedere alla società un terzino destro. Si parla attualmente del Prete e Almici, il primo in netto vantaggio sul secondo tra gli svincolati, ed è possibile che al suo posto il posto di Doda, infortunato, classe 2000, molto bravo, lo prenda Somma. Quindi Somma a destra, Peretti e Lancini difensori centrali e Marconi a sinistra, centrocampo a due con molta probabilità Palazzi e Oger, nota di merito per l'acquisto di questi due centrocampisti per la siciliana, colpi secondo me per un campionato di Serie C. La tre quarti
una tre quarti brevilina, una tre quarti veloce. Dobbiamo stare, secondo me, molto attenti. Con molta probabilità giocheranno da destra verso sinistra Valente, l'ala ex Carrarese, Canutè acquistato da una decina di giorni dal Catanzaro, e Floriano, l'ex Foggia. E davanti, con molta probabilità, dovrebbe giocare Starita in vantaggio su Rauti, anch'esso. Saraniti in prima sostanza. Saraniti in netto vantaggio su Rauti, acquisto un gioiello del Torino. Ne parlano davvero tutti molto bene, un giovane attaccante del vivaio Granata. Non è esclusa la difesa a 3, quindi con Somma, Lancini e Marconi, e al posto di Peretti potrebbe essere rimpolpato il centrocampo, magari con l'inserimento di Bro, scuola provenienza Sassuolo, lo scorso anno a Cosenza. Quindi il 3-5-2 potrebbe essere una soluzione alternativa da parte di mister Boscaglia. Bene, allora questa è un po' tutta la presentazione, diciamo, molto, molto precisa, puntuale di Francesco Gradini. Però sarebbe importante, anzi, è importante sapere cosa ne pensi, proprio il tecnico rossoverde, Lucarelli, sul Palermo. E allora andiamo a sentire questo stralcio di conferenza stampa sul Palermo, l'opinione di mister Lucarelli. Ma Palermo è una squadra fatta molto bene. Il vero giocatore che fa la differenza è Roberto Buscaglia, secondo me, che è anche un amico. E secondo me hanno fatto un mercato intelligente, nel senso hanno preso l'allenatore importante per la categoria e giocatori di categoria forti, no? Con un paio di innesti tipo Gerre, tipo Somma, insomma, due o tre giocatori dalla categoria superiore l'hanno presa, però l'intelaiatura è l'intelaiatura di una squadra di top player di Serie C, quindi che conoscono il campionato, che sanno benissimo cosa vanno incontro quest'anno. Secondo me, leggevo alcuni giornali di Palermo, la rassegna stampa di alcuni giornali di Palermo che si aspettavano il botto dell'ultima ora, ma secondo me Palermo aveva già completato la rosa prima, in sordina, in silenzio, come si fa in questa categoria. Bene, questa era un po' l'idea, il parere di Lucarelli, che insomma mette anche il Palermo in una ipotetica graduatoria tra le favorite del campionato. Luca, due parole sul Palermo da parte tua, l'hai vista giocare domenica e quindi Teramo. sei col Teramo. Guarda, l'ho vista due volte la partita, perché la prima volta l'ho vista così, in diretta, mi apprestavo a raggiungere Liberati per la gara della Ternana. La seconda volta ho cercato di capirci qualcosa in più. Come ci siamo anche detti in privato con te e con Francesco, paradossalmente nell'ambito di partite complessivamente deludenti e perse senza troppe discussioni, come quella del Palermo a Teramo, paradossalmente, proprio in un contesto complessivamente deludente, emergono alcune individualità. Non c'era Somma a Teramo, che invece domani a Liberati ci sarà, o terzino destro di una difesa a 4, o marcatore di centrodestra di una difesa a 4, o marcatore di centrodestra di una difesa a 3. Ma di sicuro Somma, che non ha bisogno delle mie presentazioni, ci sarà. Quindi sarà comunque un Palermo con un giocatore di medio-alta Serie B in più nel motore, e in particolare nella parte arretrata di questo motore, nel pacchetto arretrato. E insomma, tra averlo e non averlo, insomma, c'è molta differenza. Poi chiaramente è vero che il Palermo arriva a questa partita con poche gare ufficiali alle spalle, cioè quella di Teramo, e praticamente senza veri amichevoli, ma è anche vero che rispetto alla Ternana ha riposato nello scorso weekend, è anche vero che ha avuto modo mister Boscagli, sul quale non mi soffermo perché lo ha fatto in maniera esaustiva Francesco Claudini. Mister Boscaglia ha avuto modo di rifinire il lavoro avviato durante il precampionato, e quindi il Palermo è un osso duro. Me la cavo con due frasi. Primo, sarebbe folle, ma certamente la Ternana non lo farà, sottovalutare un Palermo che senza dubbio viene subito dopo Bari e Ternana più o meno alla pari con l'Avellino. Quindi il Palermo è senza dubbio tra i quattro favoriti del torneo. Al di là del malcontento della tifoseria rosanero,
più o meno comprensibile, poi è difficile valutare a distanza, ma il Palermo è un'ottima squadra, sicuramente tra le prime quattro. E secondo, io credo di poter dire che Somma, Lancini, Ogerra e Palazzi siano quattro top player per la Serie B. Quindi in Serie C sono fuori categoria, sono giocatori che io credo chiunque di noi avrebbe voluto anche a Terni. Soprattutto Palazzi, che secondo me è un giocatore di livello proprio superlativo, che non ha niente a che vedere con questo campionato. Allora, tuffiamoci la formazione, la probabile formazione del Palermo, l'abbiamo ascoltata. Devo dire che oggi la Terana ha ufficializzato Frascatore, diciamolo, e devo anche dire che oggi si è parlato molto in una conferenza stampa, oltre con Lucarelli, oltre che di Conte, che si è parlato molto di Boban, di Mattia Boban, questo giocatore, insomma, che è arrivato proprio nel tardo pomeriggio di ieri, in casacca rossoverde. E anche qui Lucarelli ha detto la sua, tra altre cose. Non so se c'è in questa clip, perché non ricordo, però ricordo molto bene le parole di Lucarelli. Ha detto: io non lo conoscevo, ma quando ho visto la fotografia, diciamo, mi sono rasserenato, perché è il tipo che piace a me, no? Nel senso, cattivo in volto, come quelli che piacciono a me. E sentiamolo allora, Lucarelli, su Boban, su questo acquisto della Terana dell'ultima ora, il penultimo, no, perché è stato il penultimo acquisto? Sì, se andiamo ancora il terzultimo, sì, perché poi c'è stato Frascatore e poi c'è stato Palumbo. Bene, andiamo a sentire allora che dice Lucarelli. No, è stata un'idea che io onestamente non sapevo neanche fosse in uscita da Livorno, nel momento in cui mi ha detto che c'era questa possibilità di, diciamo, di prenderlo, non me lo ricordavo tanto di viso. Sono andato a vedere la fotografia, c'aveva la faccia giusta per noi, e ho detto va bene, no, perché ora quando si scende dal pullman e siamo un 7-8 di 1,90 m, ora diciamo che anche in trasferta riusciamo ad avere un certo impatto e faccia anche rispettare. No, giocatore bravo, secondo me molto più bravo a 4 che non a 3, come ha giocato negli ultimi 2 anni a Livorno, sempre che si possa giudicare i giocatori del Livorno degli ultimi 2 anni, perché insomma sono stati 2 anni un po' particolari, diciamo così. Però insomma, io poi ha giocato in Russia, io ho giocato anche in Ucraina, so che tipo di duelli c'è in quei campionati lì, quindi è perfetto per noi. Era quello che ci voleva. E Boban è più veloce, pur essendo 1,91 m, è un giocatore molto veloce, quindi un po' diverso rispetto agli altri. Cioè, manteniamo la fisicità, però guadagniamo in velocità. Beh, questa è una sottolineatura, no? Che risponde a quello che chiedeva Lucarelli, nel senso, una delle prime conferenze stampa diceva: siccome noi facciamo un pressing alto con la difesa, giochiamo con la difesa alta, ci vuole un difensore veloce. Noi pensavamo magari un esterno veloce, e invece ha trovato un difensore centrale veloce, perlomeno come dice Lucarelli. Io non l'ho visto mai giocare, non so se voi l'avete visto giocare, però durante questa chiacchierata di Leone, di Lucarelli, ti vedevo sorridere, Luca, perché? Ma perché, Lucarelli, diciamo, se l'è cavata anche con un paio di battute simpatiche, ma il concetto comunque che Boban sia una scelta di Leone più che di Lucarelli è vero, è concreto, è reale, è tangibile. Ce l'ha detto anche ieri sera Leone, quando si è collegato con noi, aveva Luca Marchetti accanto a lui un'ora dopo la fine della sessione estiva del mercato. Ci ha detto esplicitamente il DS Rossoverde che lo avrebbe voluto anche a Pescara 3 anni fa, quindi evidentemente lo seguiva da tempo, molto prima del suo approdo in Italia, che è datato gennaio 2019. Quindi poi sai, vai a vedere il curriculum,
Comunque è stato titolare nella massima serie slovena, la PRVA Liga, di cui stiamo diventando quasi esperti, perché prima l'abbiamo scandagliata per Conte, che poi per il sovracitato Boban, poi ha giocato con il Rostov, che è un club di medio calibro del calcio russo. Con entrambe queste squadre ha disputato una gara di qualificazione all'Europa League. Insomma, non è che la Ternana in questi anni abbia avuto tanti giocatori con un trascorso nelle coppe internazionali. E poi ha giocato due partite nella nazionale slovena e comunque è relativamente giovane. Quindi io l'ho visto giocare una volta, ma come dire, con il Livorno post-Covid, francamente non ho focalizzato la sua prestazione. Se affermassi il contrario, direi una cosa non vera, non ho focalizzato. Perché non è certo, se avessi saputo qualche mese prima che quel giocatore poi sarebbe approdato a Terni all'inizio di ottobre, chiaramente gli avrei dedicato un occhio di riguardo, ma non sapendo, per non iniziare a L'avresti guardare come? sezionato. Avrei, certo, così non è stato. Non ricordo nulla di particolare, né in positivo né in negativo. Comunque lui nel post-Covid è stato sempre titolare fisso e inamovibile nel Livorno. Tra l'altro, come diceva Francesco Clodivi, che mi segnala queste cose, io sono fuori dalle piattaforme social, ma mi diceva che i tifosi del Livorno lo rimpiangono a chiare lettere, quindi evidentemente ha lasciato una buona impressione. Comunque lui a Livorno in un anno e mezzo ha giocato 40 gare tra campionato e Coppa Italia, quindi è stato titolare pressoché inamovibile. Il curriculum è importante, la struttura fisica è notevole, è il tipo di difensore, un tempo si diceva roccioso, adesso è un termine desueto, ma comunque per dare l'idea, no, di un difensore con una certa struttura fisica. Ci dice Lucarelli che lo definisce anche piuttosto veloce, che per uno di un alto 1,91 m rappresenta una dote importante, e quindi lo accogliamo sicuramente con un presupposto, con un pre-trattino giudizio positivo legato appunto al suo curriculum, quello più recente e quello meno recente. Credo che sia un elemento giusto per completare al meglio questo pacchetto arretrato, Luca, anche se completare, insomma. Io continuo a dire che ci. No, io continuo a dire, non abbiamo un marcatore mancino, però secondo Lucarelli non è una variabile dirimente, io ne prendo atto. dirimente se giocasse a 3, ma se giochi a 4, quest'oggi è sottolineato che non. Senti, Luca, velocissimamente una risposta su un quesito che ti pone Samuele. Secondo te questa Ternana è più o meno forte del Monza dello scorso anno? No, non sono in grado di rispondere. Forse sulla carta è di pari livello. Quindi, e alla carta, cioè ai curricula, in questo momento, 7, 6, 6, 6 ottobre, dobbiamo fidarci. Più o meno è di pari livello. Magari il Monza, che non aveva comunque due giocatori come Palumbo e Falletti, ma aveva più qualità distribuita in tutti i reparti. Ecco, il Monza magari non aveva due individualità così superlative, però secondo me aveva maggiore qualità distribuita in tutti i ruoli, in tutti i reparti, e aveva veramente 22 cotitolari. Credo che la Ternana ne abbia 18-19. Quindi alla fine, ponderando le due variabili, poi non so come la pensa Francesco, credo che siamo più o meno sugli stessi livelli, con la differenza che il Monza ha avuto l'opportunità di dominare un girone, diciamo, con una gradiente di difficoltà inferiore al girone C che adesso deve affrontare la Ternana, che comunque, io ribadisco, non è certo più complicato del girone B, quello che attualmente vede in campo il Perugia, ad esempio. Una domanda per Francesco. Stefano Giacobini dice: Avellino molto forte, non ho capito Pella che ha lasciato Monopoli per andare ad Avellino. No, è andato a Salerno, Allora, Pella è stato acquistato dalla Salernitana. lui è di Salerno, tra l'altro. L'ultimo giorno di mercato era praticamente fatta per il Foggia. Si è intromesso l'Avellino, scatenato, perché ha acquistato 22 giocatori, se non mi Erano sbaglio. tre soli, erano rimasti solo tre giocatori. E ha preso Fella. Sì, Avellino molto forte, bisogna dirlo. L'Avellino è davvero una grande squadra. Sì, ma lì Rossena, Aloy diciamo lì c'è il problema e della Francesco. manica. Invece. Certo, Enrico, però Maniero, Fella, Santaniello, Bernardotto, insomma. Sì, ma chi è il regista però? Chi è il playmaker che organizza il gioco? Giocate
Secondo me De Francesco gioca davanti alla difesa. Senti, ma una domanda a tutti e due, ma com'è un giocatore come, non so se si sia accasato oggi, come Di Paolo Antonio l'ha lasciato andare l'Avellino e fino a ieri sera non aveva trovato squadra, non so se E perché l'ultimo non ha Almici trovato squadra. si è svincolato dal Verona e non ha trovato squadra? 28 anni, no, anzi 27, non li ha compiuti, 28, 2 mesi fa lottava per i playoff per la promozione in A col Pordenone. Però Aveva Di un futuro. Paolo Antonio è stato un centrocampista, uno dei migliori centrocampisti l'anno scorso, perché ha fatto anche diversi gol, quindi è stato. Ne aggiungo uno io. Come mai Mariano Arini è svincolato? Com'è possibile? Arini però magari Arini lo voleva se serve il suo Pordenone, però evidentemente non so perché non se l'è fatta, perché se si era perso Burrai e al posto di Burrai avrebbe voluto Arini, però non è stato possibile, gli hanno preso un altro giocatore che insomma credo che Tessera come? Calò, Calò, mi suggerisce Michele Vettorossi Calò, credo che purtroppo la Juve Stabia. sì, però diciamo che Arini era nelle preferenze di Attilio Tessera. Allora, vabbè, Michele non li migliora, ci segnala tutto, ci metteva tra le favorite dei tre gironi Alessandria, Perugia e Bari. Beh, voglio dire, ma lo diceva anche oggi Lucarelli, no? È meglio non essere tra le favoriti, viaggiare a fare spenti forse è anche meglio. Vabbè, ma poi in quel pezzo di tutto qui, che comunque è molto generico, che non scende nel dettaglio, esprimono una sola presunta favorita per girone, eh? In tutti i siti nazionali, se vai a vedere le griglie, la Ternana è accanto al Bari e secondo me, io ribadisco, è anche mezzo passo davanti al Bari. Ma comunque lo dicono a Bari, lo dicono e lo scrivono ad Avellino, cioè, no, ripeto, non ci stiamo Ma di autocelebrando. stamattina o di adesso? Allora, Ma anche di oggi. no, scusami, no, stavo parlando con Michele, pensavo che avessi il microfono chiuso, invece ce l'avevo aperto. Allora, leggo, perché dovremmo avere un comunicato, credo, della Ternana. Fabio Narciso intanto ci dice, la grande campagna acquisti e Lucarelli è soddisfatto. Mi sembra che il mister abbia la giusta dialettica, risposta pronta con il gusto della garbata presa in giro. Saranno cavoli di voi giornalisti in sala stampa e lui il mattatore. Sono lontani i tempi di Gallo, l'entusiasmo si vede. È un mattatore, però diciamo contrariamente a qualcun altro, anche un po' educato, no? Cioè, educato, diciamo sempre con il sorriso. E Allora, comunque devo eccola qua. dire che anche Gallo è stato sempre irreprensibile nei Sì, no, loro è stato confronti. Sul piano sempre. dell'educazione formale è stato sempre un signore. Io noto un certo accanimento nei confronti di Gallo. Vorrei ricordare Urbi e Torbi che Gallo con Lucarelli, l'ha detto anche Fabrizio Paghera 2 mesi fa, non ha mai perso. 4 partite, 2 pareggi, 2 sconfitte in Ternana Catania. Che Gallo, a differenza di Lucarelli, ha già allenato un anno in B, arrivando decimo con lo Spezia. Quindi poi Lucarelli sarà superiore, lo scopriremo solo vivendo e mi auguro che il campo ci dica così perché magari significherebbe promozione per la Ternana o diretto attraverso i playoff. Però questo sottile livore verso Gallo francamente comincia a stancarmi. Che poi Poi tutto basta, sommato eh. non ha fatto nemmeno male, No, perché ma la poi voglio Ternana dire che non lo so. nei playoff avrebbe meritato sicuramente di più, perché No, a poi Bari ha dato una lezione di calcio al Bari. tra l'altro la Ternana è andata a Monopoli nei playoff, ha vinto meritatamente, è andata a Bari, ha pareggiato solo per colpa dell'arbitro che avrebbe meritato di vincere e di approdare quindi in semifinale. Ha sanato un quinto posto deludente vincendo a Monopoli, il che significava di fatto essere arrivati terzi in campionato, è stato equipollente a quel punto. È arrivato alla finale di Coppa Italia, cioè dove sta tutto questo rendimento così negativo di Gallo? Gallo è una persona composta, garbata, educata, che ha fatto abbastanza bene a Terni. Io veramente questo livore più o meno sottile, più o meno manifesto, francamente lo considero incomprensibile. Poi dopo è chiaro, la vita è questa, morto un papa se ne fa un altro, chi lascia il posto cade nel dimenticatoio, chi ne prende il posto viene acclamato. Però io dico che ci vuole rispetto anche per chi ha lavorato con garbo, educazione e professionalità per la Ternana fino a 2 mesi fa. Poi, se Lucarelli, come ci auguriamo, sarà superiore, saremo tutti entusiasti perché probabilmente porterà la Ternana in B e faremo tutti festa. Però io dico rispetto per chi fino a 2 mesi fa ha lavorato per questa società. Esatto, sottoscrivo pienamente quello che ha detto Luca, perché poi diciamo, sono stati dei rapporti sempre cordiali, mai rifiutato un'intervista, sempre disponibile, quindi
E diciamo che anche sul piano dei risultati, a mio modo di vedere, insomma, non ha fatto bene perché ha tirato fuori la Ternana da una situazione incredibile il primo anno, in cui si era cacciata, lo ricordiamo, ha rischiato di retrocedere. Invece lui con calma, tranquillità, un punto per volta, è vero, ha vinto poco, ha vinto una sola volta, però un punto per volta, un punto qua, un punto là, È dato arrivato l'opportunità. Come? undicesimo. Se il Monza non avesse perso la finale di ritorno della Coppa Italia, saremmo Esatto. arrivati in maniera rocambolesca alla Coppa Italia, cioè ai playoff. Poi dopo non so cosa sarebbe accaduto. Quest'anno può avere deluso la sua squadra nel girone di ritorno, ma nei playoff si è riscattato ampiamente. È Ha comunque fatto un la finale di professionista. Coppa Italia, l'ha persa, ma ha fatto la finale di Coppa È Italia. un professionista serio, garbato. Io ripeto, non capisco tutto questo atteggiamento Dico. così, boh, non lo comprendo. Poi chiaramente, per carità, ognuno può lecitamente coltivare qualunque idea ed esprimerla come preferisce, ci mancherebbe altro. Allora, ancora vi dobbiamo dare la formazione Aternana. Andiamo a leggere questo messaggio di Paolo Tagliavento, vicepresidente Aternana Calcio, che è stato colui che poi ha coinvolto anche Perugia e Gubbio in quella richiesta alla Regione dell'Umbria, dopo che la Regione stessa aveva concesso l'apertura a 1.000 tifosi al palazzetto dello sport per le partite della Siri. C'era un po' di un cauto ottimismo, poi in mattinata l'ottimismo si era fatto, aveva presupposto il pessimismo, e nel pomeriggio, insomma, le mani che si sono lavate da parte del CONI. E Paolo Tagliavento questa sera risponde così: l'Atenea Calcio prende atto con profondo rammarico delle decisioni assunte dal governo regionale e si rimette doverosamente alle stesse. In realtà, nel testo comparso sulla homepage del sito della Regione Umbria, leggiamo sconsigliare, tra virgolette, che non significa vietare espressamente, per cui siamo di fronte ad una scelta per certi versi interlocutoria. Scelta che però per noi diventa in qualunque caso definitiva, visto che la nostra squadra scende in campo domani pomeriggio contro il Palermo. In questo modo si vanificano tutti i nostri sforzi, anche quelli di natura economica, prodotti per l'organizzazione del match, seguendo, come del resto facciamo da mesi, ogni singola riga dei protocolli. E su questo dobbiamo, diciamo, noi giornalisti ne siamo testimoni ampiamente, perché vi possiamo garantire che anche con noi giornalisti c'è una, diciamo, perseveranza nel rispetto dei regolamenti incredibile. Quindi, da questo punto di vista, riconosciamo, diciamo, questa professionalità, appunto, della Ternana. Pertanto, continua Tagliavento, manifestiamo con forza il nostro sconcerto, visto che si sconsiglia e di fatto si impedisce l'afflusso di 1.000 persone in uno stadio di calcio, mentre si consente quello in palazzetti dello sport al chiuso. Insomma, si dice di no agli spettatori in grandi spazi all'aperto, mentre paradossalmente si dice di sì in struttura al chiuso. Ribadiamo tutta la delusione legata ad un divieto che al momento impedisce ai nostri tifosi, o perlomeno ad un numero esiguo di essi, di assistere alle nostre gare interne. Peccato, noi abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per ritrovare una piccola parte della nostra gente. Firmato Paolo Tagliavento, vicepresidente Ateneo Calcio. Questo è il comunicato che il buon Michele Pettolossi, appunto, ci ha suggerito l'esistenza di questo comunicato che noi vi abbiamo letto, e credo che possiamo sicuramente condividere ogni parola di questo elegante comunicato stampa. Dico elegante perché mi è sembrato abbastanza, cioè, detto in modi eleganti, ma duri allo stesso tempo. Una presa di posizione mi sembra molto molto dura e decisa. Bene, allora, dove eravamo? Ah, se eravamo alla Ternana, vogliamo andare a vedere la formazione, ma prima della formazione però sentiamo Lucarelli che dice sulla formazione. Quindi invito Michele Pettorossi a mettere in onda la clip con Lucarelli che esprime le sue intenzioni, o parzialmente esprime le sue intenzioni, su quella che potrebbe essere la formazione anti-Palermo. Non escludo nulla, non escludo né di ripartire con lo stesso 11, perché sul campo ha meritato di ripartire, però poi c'è anche da valutare eventuali recuperi. Se qualcuno in mezzo non ha ancora recuperato, preferisco mettere dentro qualcuno fresco che ci possa dare subito quell'intensità che
che vogliamo mettere nell'inizio di ogni partita. E quindi tempo di fare un giro ricognitivo, tanto andiamo in ritiro dopo, e parlerò ovviamente come faccio sempre io, perché a me piace avere il rapporto diretto con, parla molto, lei. Singolarmente con i giocatori sì, io ho bisogno di riuscire a entrarli nella testa, perché se no non diventa tutto, se fai questo lavoro in maniera asettica non riesci a, diciamo, a fare quel punto in più o due punti in più che a fine anno ti fanno fare la differenza, no? Il copia e incolla non va bene, magari uno lo attacchi al muro e fa 3 gol, magari un altro lo attacchi al muro e sparisce per 3 mesi, quindi va fatto, bisogna cercare di riuscire a entrare nella testa di ognuno di loro per metterli nelle condizioni di non avere alibi. E una delle cose più importanti è quella di farli giocare nel suo ruolo, così no, gli alibi, una gran parte degli alibi vengono meno. Vabbè, queste sono, praticamente non ci ha detto chi giocherà. Io ho l'idea che verrà confermata la stessa formazione di domenica di Pagani. Sentiamo Francesco. Beh, la formazione di Pagani ha dato ottime risposte. Da garanzia attualmente potrebbe entrare la Verone, potrebbe giocare la Verone Cariposato, magari al posto di Mammarella o di De Feldi. Potrebbe essere l'unico cambio, o magari una sorpresa con Palumbo titolare, perché effettivamente Palumbo è pronto. Si è sempre allenato con la Sampdoria, venerdì scorso è subentrato in Serie A, come dicevo prima, in Sampdoria Fiorentina, quindi giocatore atleticamente, fisicamente è pronto, potrebbe buttarlo nella mischia sin da subito. Lucarelli non mi sembra un allenatore che si fa degli scrupoli, in questo caso, quindi proverei, potrebbe accadere anche questa scelta. Sicuramente, ne sono quasi certo, nella la tre quarti e l'attaccante rimarranno quelle di Pagani. Allora, sentiamo Luca. Ma secondo me sì. Potrebbe essere un turno di riposo a Mammarella, visto che l'Averone è stato diciamo risparmiato dopo la battaglia con la Viterbese proprio a Pagani. Comunque, Luca, non volevo interromperti, prego. No, ma credo che sia probabile quello che tu hai appena accennato e che prima ha detto anche Francesco Velodini, quindi ci potrebbe essere questo dubbio come quarto di difesa a sinistra tra Mammarella e Laverone, anche perché ci diceva proprio nella parte finale della conferenza stampa mister Lucarelli che Mammarella ieri si è allenato bene, ma l'altro ieri lamentava una contusione. Poiché Mammarella ha 38 anni, ci può stare questa alternanza Mammarella-Laverone sulla sinistra, visto che Laverone contro la Viterbese ha confermato, pur essendo un terzino destro naturale, di cavarsela egregiamente come laterale mancino basso, un ruolo che peraltro ha ricoperto in un quinto delle gare disputate in carriera, e parliamo anche di Serie B ad Avellino, cioè anche in Serie B. La Verone in Serie B gioca ininterrottamente da 9 anni, per cui ovviamente parliamo di Serie B. Quindi dubbio nel ruolo di terzino sinistro tra Mammarella e la Verone, e poi chissà, visto che Palumbo è a pieno regime, domenica scorsa ha giocato nel finale di Fiorentina Samp, esordì così celebrando con una vittoria della propria squadra, la Samp, in trasferta per di più, in un campo importante come il Franchi di Firenze, celebrando così il suo esordio nella Serie A, una categoria che secondo me già merita in questo momento. Magari Palumbo, visto che è in condizioni di forma buone, se non ottime, potrebbe anche essere gettato nella mischia dal primo minuto. Però a quel punto io non credo che in questo momento si possa rinunciare al dinamismo di Contek. Accanto a questo, Damian, lo ha detto Lucarelli più volte, al nostro tecnico piace moltissimo, e quindi bisognerebbe trovare una collocazione in mediana a Palumbo. Non immagino per il resto nessun altro tipo di novità rispetto alla squadra che ha stravinto a Pagani. Allora, intanto c'è Frascatore che su Instagram ci manda dei cuoricini rosso-verdi, ecco. benvenuto lo Frascatore. benvenuto da Frascatore. Oh, ricordiamo che Frascatore ha giocato 9 partite nell'Under 21 di maggio, eh? Cioè non è che Allora, venga. Però
scusami se ti interrompo. Allora, facciamo vedere a Frascatore, facciamo ascoltare a Frascatore che tu sai vita, morte e miracoli anche di Frascatore. Cose che... Vabbè, Frascatore, 28 anni, romano, cresciuto nella primavera della Roma, con cui ha fatto molto bene nel primo biennio della sua carriera, poi ha vissuto un anno comunque importante, formativo, in Serie C a Benevento, poi in un biennio che sembrava lanciarlo verso una grande carriera, vedi le 9 partite di qui sopra nell'Under 21 di Mangia, attenzione, 6 volte su 9 titolari, parliamo di Under 21, in quel biennio ha fatto bene tra Sassuolo, Regina e Pescara. Dopodiché è sceso in C e ha faticato a riemergere sui livelli che sembravano assolutamente alla sua portata, visto questo fulminante avvio di carriera, perché buona corsa, buon dinamismo, buon sinistro, c'erano tutti i presupposti, insomma, per una carriera più importante di quella comunque importante che ha avuto. In ogni caso, negli anni seguenti è stato titolare fisso in C nella Reggiana, nella Pistoiese, nel Sud Tirol, ha vissuto un'annata tormentata in Svizzera, nel Losanna, una partita nella massima serie svizzera, una partita nella Coppa Svizzera e poi un lungo stop per infortunio, ma parliamo di 4 anni fa. Poi è tornato in Italia, si è rilanciato non alla grande, alla grandissima, se mi è consentita questa locuzione temeraria, con il Sud Tirol, giocando una quarantina di partite tra campionato, Coppa di categoria e playoff, e risultando, secondo le classifiche di rendimento, il migliore interprete del suo ruolo in quel girone di Serie C. È andato talmente bene Frascatore che il Carpi se l'ha riportato in B, quindi lui a distanza di qualche anno è tornato in B. Ha giocato 5 partite a Carpi, 4 come titolare, e poi a gennaio ha scelto di nuovo di tornare in C. Quindi in tutto Frascatore, oltre alle 9 partite nell'Under 21 di cui sopra, ne vanta 25 a livello di B. L'ho detto prima, Sassuolo, Regina, Pescara, l'ultima esperienza a Carpi. È sceso di nuovo in C, ma voglio dire, in una piazza blasonatissima come la Triestina, e anche lì, e parlo quindi di Trieste, ha giocato moltissimo, ha giocato praticamente tutte le partite tra campionato, Coppa e playoff, se non tutte, quasi tutte, è andato molto bene. Si è fermato a Trieste nella seconda parte di quella stagione, parlo della stagione 2018-2019, e nella prima parte di quella successiva, 2019-2020, e poi ha cambiato casacca, approdando in un altro club molto blasonato del nord-est, cioè il Padova, dove ha giocato 5 partite, ma in mezzo c'è stato il Covid, e poi è rimasto svincolato. Lo storico dice 149 partite di C, 139 nella regular season, 10 nei playoff, 25 in B. Quindi lo storico dice che è un ottimo giocatore di C, che ha assaggiato la B, che poi ha perso per motivi imperscrutabili, ma che ha un passato da azzurrino molto importante. Credo che sia in questa categoria un lusso assoluto e credo che possa dare una grossa mano alla squadra rossoverde. Tra l'altro è un normotipo, coordinato nei movimenti, ha un bel piede, un bel cross. Numero viene? No, questo non lo so, però ha un bel sinistro pulito, c'è sempre di meglio, cioè, che ne so. Roberto Carlos forse era migliore, adesso... però dico che è un buon acquisto. Io in questi giorni da solo, in collaborazione con Francesco, mi sono dedicato a sviscerare i curricula dei nuovi acquisti e Frascatore francamente mi convince. L'unica, e sottolineo l'unica perplessità, è legata al fatto che non giochi da 3 mesi, da metà luglio nei playoff che lo hanno visto in campo proprio con il Padova, e quindi essendo reduce da 3 mesi di inattività immagino che non possa essere inevitabilmente al top della condizione. Comunque ieri si è allenato, oggi si è allenato, è regolarmente tra i convocati, credo che per una spezzone di gara se necessario possa offrire il suo contributo, e in prospettiva immagino che possa giocarsi il posto con Mammarella come terzino sinistro, con Laverone che tornerebbe nel suo ruolo naturale, quello di terzino destro. E qui gli applausi di Frascatore immagino da Instagram. Andiamo a vedere i convocati della Ternana, i convocati di Lucarelli per quanto riguarda la Ternana. La Ternana che è in ritiro, stasera è in ritiro, e quindi probabilmente Lucarelli starà confessando che lo diceva, insomma è solito parlare con i giocatori. Quindi tra pochissimo andremo a vedere anche i convocati della Ternana e naturalmente anche la formazione. Chi è in Balzano?
Dai, lo facciamo dire a Francesco, non lo faccio dire a te, perché altrimenti dicono, bravo solo Giovannetti. No, È proprio Giovannetti. c'è anche Francesco Claudini. Prego, Sì, ma Francesco. perché quasi tutte le informazioni le lavoriamo in tandem, quindi voglio Ah, dire. prego. Giuseppe Imbalzano, classe 2003, portiere, ovviamente, c'è scritto, viene dalla ASD Segato, di Reggio Calabria. Quindi, Segato, ha Segato, segato. Segato. Segato era un giocatore della Fiorentina, grande Segato, era un difensore della Fiorentina. Sei troppo giovane per sapere queste cose. E anche Luca, immagino, troppo giovane per sapere queste cose. No, è vero, lo ignoravo. Aggiungo che lui è di Reggio Calabria e ha giocato anche 7 anni nel settore giovanile della Regina. Poi è fallita la Regina, la precedente gestione, quella Di Foti. di Foti. Lui si è ritrovato a spasso ed è approdato, come diceva Francesco, alla SD Segato con società di Reggio Calabria, che ha un importante settore giovanile con cui la Ternana già in passato ha sviluppato un rapporto di collaborazione. Poi le caratteristiche di un portiere di 17 anni ovviamente non le possiamo conoscere, però questo è il suo storico, Tra insomma. le Da altre uno. cose, ha partecipato a un torneo qui a Terni 2 anni fa, credo, al Liberati. Non ricordo adesso il torneo come si chiamava, come si era intitolata a qualcuno, non lo ricordo, però c'era la Segato di Reggio Calabria, c'era un'altra squadra molto importante allenata da Pedrazzini, altro ex rossoverde. Quindi bene, abbiamo conosciuto quindi anche questo ragazzo, eccolo qua, si chiama in Ho fatto una ricerca, Giuseppe Giuseppe. Imbastano. Ho fatto una ricerca. Questo settore giovanile, questa squadra, questa società, insomma, ha anche ottimi rapporti con la Juventus. Non so se possa centrare qualcosa proprio queste maglie, ma ha delle collaborazioni molto proficue con la Juventus. Bene, allora, credo di sì, credo, sembra che sia una sorta di Accademia Calcio della Juventus. C'è Fabio Narciso che vuole fare una presentazione. Luca, conosciamo Fabio Narciso, una persona, abbiamo avuto diverse volte ospite, quindi l'abbiamo conosciuto come persona, diciamo, onesta, corretta, ci mancherebbe Luca. A Luca non c'è nessun livore, con Gallo, un bravo tecnico, un signore, nessuno lo ha detto. Ho detto solo che Lucarelli ha un temperamento da fera che a Terni conta. Poi deve tutto dimostrare, hai ragione, ma nessuno ha livore con Gallo, ci mancherebbe, non mi appartiene. Quindi questo è quello, a volte magari si interpretano male anche alcuni concetti. Assolutamente. Simone Terni, riportate entusiasmo, Terni ne ha bisogno, forza fere. Ora più che noi stiamo facendo l'impossibile, credo, perché siamo quasi tutte le sere in diretta, quindi cerchiamo veramente di fare, speriamo di dare un contributo a che l'entusiasmo ritorni. Sta alla squadra, sta alla tecnica, alla squadra riportare il giusto entusiasmo. Alessandro Quintilli, buonasera. Se proprio vogliamo trovare un pelo nell'uovo della rosa dei difensori, diciamo che con e chi Alessandro, mi riapri pensavo che fosse un tema chiuso questo, ma sai che rischiamo di star qui 10 minuti a parlare di Simi? Perché Luca, lo sappiamo tutti, insomma, che Luca è un autentico estimatore di Sini. Credo che quest'anno seguirà con particolare attenzione le vicissitudini del Cesena, credo. Dell'Ascoli, dell'Ascoli. Chiedo scusa, sì, dell'Ascoli, credo. Comunque, diciamo che Sini, che con Sini marcatore, tecnico da categoria superiore, il reparto era da alta Serie B. Standing ovation per Alessandro Quintili. E non è nella seconda, nella terza, nella quarta volta che concordo alla lettera con le sue valutazioni. Perfetto. Un saluto da Alessandro. Americo Marzi, noi abbiamo Falletti. Vorrei chiedere a voi tutti per la Serie C, è veramente un lusso? È come se avessimo Messi in Serie Sì. A. È così? È un valore. Falletti. Ma sì, Falletti non c'entra niente con la C, secondo me non c'entra niente neanche con la B. È vero che il primo anno a Bologna ha fallito, ma molti si ricordano, non ricordano che ha avuto subito un infortunio serio alla fine del precampionato, con la tenuta in box per quasi 3 mesi. Vero. Poi ha giocato, ha segnato anche un gol contro il Genoa, è andato benino, ma poi ha faticato a trovare spazio. Ma sicuramente Falletti può giocare almeno in una squadra di fascia. Di seconda fascia di Serie A, come
Quindi in Serie C non è un lusso, è un super lusso. Allora, Alessandro Cavalli forse si riferisce perché è vecchio questo post. Bravo Luca, analisi sempre precise. Forse si riferiva alla prima analisi, quella del sconsigliato dal Cor sulla presenza allo stadio dei tifosi, non solo della Ternana, del Perugia e del Gubbio, perché poi non viene fatta distinzione sicuramente. Un saluto anche ad Alessandro Cavalli. Un vero maestro di calcio, lo saluto caramente. Mi sembra quest'anno, no? Sì, è Orvieto. Orvieto che ha vinto l'altro ieri in Coppa Italia con l'Arnese, domenica. Esatto. Okay. Alessandro è un vero maestro di calcio, una persona di rara educazione e anche di profonda cultura, il che non guasta mai. E poi conosce il calcio in una maniera formidabile. Io continuo a non capire come e perché, per quali strane traiettorie del destino Alessandro Cavalli non ricopre il ruolo che gli compete per conoscenze e per competenze, che è quello di un allenatore professionista ad altissimi livelli. Questo lo dico, lo penso pervicacemente, lo dico quotidianamente all'amico Francesco e non solo, perché è un mio cavallo di battaglia. Per me Alessandro Cavalli è un allenatore, con tutto il rispetto per l'Orvietana, grande realtà del calcio dilettantistico umbro, per carità. Ha fatto molto bene l'anno scorso all'Olimpiatirus, col minutaggio ha agevolato il ripescaggio dell'Olimpiatirus, società seria, presieduta da Sandro Corsi, eccetera. Alessandro Cavalli avrebbe dovuto e avrebbe strameritato una carriera di altro livello, ma veramente di altissimo livello, perché ha una conoscenza della tattica enciclopedica. Chi sarà stato in partiglia? Il papà Giorgio oppure lo zio Paolo, che io ho avuto come allenatore e che purtroppo è scomparso prematuramente, un grande allenatore era Paolo, oppure Enrico, perché erano poi tutti e tre che hanno giocato, due con la Ternana, Paolo no, ma Paolo forse era anche uno dei più bravi, forse era il più bravo dei tre, secondo me era il più tecnico. Ma sia Enrico che Giorgio hanno giocato con la Ternana, io lo ricordo, insomma, al Viale Brito. Guarda, Alessandro Cavalli piacciono i difensori tecnici capaci di impostare dal basso, come me, o meglio, a me piacciono i difensori che piacciono ad Alessandro Cavalli, ci mancherebbe altro. Quindi. Allora, Marco Ciccobelli, faranno lavoro al campo dei Liberati. Marco, da ieri sera che c'hai questo danno veramente del Liberati. Io vedevo che oggi Lucarelli, prima della conferenza stampa, diceva, no, stava parlando con lui, l'ha definito il giardiniere, del resto è un giardiniere, perché stavano così facendo il sopralluogo in tutti i settori del terreno di gioco. Poi devo dire una cosa, ieri sera parlavamo dei teloni, dei famosi teloni del Liberati. Io credo che mi sembra di aver visto oggi dietro, appunto, Luca, mentre tu avevi bucato, diciamo, oggi finire conferenza stampa abbiamo trovato quella sorpresa, la magnifica gomma della Ford Fiesta di Luca Giovannetti che era a terra. Beh, e sentivamo un rumore quando siamo andati via. Mi sembrava di aver visto dei rotoli su un carrello. Io credo che fossero i vecchi rotoli che venivano stesi sul terreno di gioco. Siccome domani è prevista pioggia, ma è facile anche che siano stati tirati fuori questi teloni e probabilmente messi sul terreno di gioco. È un'ipotesi, quindi non so se corrisponde almeno alla verità. Roberto Petrucci. Vabbè, dai, dice Roberto, non pensiamo a chi sta ceduto, ora c'è una squadra quasi completa in tutti i suoi reparti, speriamo dimostri il valore che ha sulla carta. Alberto Bertini, che non è Antonio Bertini, no. Ricordatemelo, se tante volte dovessi successivamente dire, ma era colui che stava, non è lui, quello è Antonio. Domani il sindaco di Perugia. Il sindaco di Perugia telefona alla Tesei e giovedì il Curi apre a 1000 spettatori, ma non credo che si possa arrivare a tanto. Facciamo i seri da questo punto di vista. Credo, insomma, che si è sbagliato probabilmente a concedere l'apertura del palazzetto, probabilmente sì, però non credo che faranno figli e figliastri da questo punto di vista. Andiamo. Allora, non sei convinto nemmeno tu?
No, me lo auguro, dai. Allora andiamo a vedere invece, stavamo vedendo i convocati, giusto? Allora, per quanto riguarda i numeri di maglia, lo diciamo, Boban 18, Palumbo 30, quindi aveva il 5, Palumbo è passato al 30 e Frascatore 31. Gli indisponibili sono Celli, Salzano e Ferrante che sono infortunati. I portieri convocati sono Iannarilli, Vitali e Imbalzano. I difensori sono Boban, Diakité, Frascatore, Kontek, Laverone, Mammarella, Russo, Suager. I centrocampisti sono quindi Damian, Defendi, Furlan, Paghera, Palumbo, Proietti, quindi recupera Paghera. Gli attaccanti Falletti, Raicevic, Partipilo, Peralta, Torromino e Vantaggiano. Questi sono i convocati di mister Lucarelli. Andiamo a vedere i convocati invece del Palermo, se Michele appunto ci assiste. E intanto, insomma, vedo che anche questa sera siete in parecchi ad aver scritto. Si tratta solo di una anteprima, e voglio ricordarvi anche che domani faremo un pre-partita insieme, l'intervallo e poi alla fine un lungo programma per commentare la partita fra Fernano e Palermo, sperando di commentare appunto una vittoria. Allora, forse li abbiamo, eccoli qua, stanno per arrivare, eccoli qua. Pelagotti, Doda, Accardi, Palazzi, Floriano, Martin, Saraniti, Silico, Fallani, Lancini, Valente, Marconi, Peretti, Lucca, Ogier, Canutè, Bro, Rauti, Somma, Cangemi e Marong. Quindi andiamo a vedere invece la terna arbitrale. La formazione del Palermo ne ha parlato appunto Francesco Claudini proprio all'inizio. Non so se Luca vuole aggiungere qualcosa su quella formazione detta da Francesco, ma No, no, ha detto tutto bene Francesco. Aggiungo solo che Riepiloghiamo parlavo allora, magari che con... è Sì. stata data all'inizio della trasmissione, riepiloghiamo. Vai Francesco. Procedo io? Sì, vai. Velocemente, senza però magari soffermarsi sui singoli giocatori. Va bene, sì, con molta probabilità il tecnico Roberto Boscaglia si presenterà a Terni con il 4-2-3-1, quindi sistema di gioco a specchio con quello adottato dalla Ternana. Somma da destra verso sinistra, Somma, Peretti, Lancini, Marconi a centrocampo, Palazzi, Ogier sulla tre quarti da destra verso sinistra, Valente, Canutè, Floriano e in attacco Saraniti. Non è comunque, è possibile, diciamo, comunque anche che Boscaglia adotti la difesa a 3, il sistema di gioco 3-5-2 a causa delle assenze sia sui terzini sinistri, sulla corsia di sinistra. Che sulla corsia di destra. Senti, ma volete sapere e volete ascoltare cosa pensa Boscaglia della Ternana? Vi faccio Certo. desiderare questa formazione della Ternana. Vi interesserebbe sapere cosa pensa Boscaglia della Ternana? E Certo. allora se... Beh, mi aspetto una prova importante dal punto di vista mentale, dell'attenzione, della concentrazione e anche dell'atteggiamento, che comunque non deve essere un atteggiamento dimesso, ma anzi al contrario. Desidero una squadra che comunque deve com sempre cercare, quando ce ne sarà la possibilità, di fare gioco e di difendersi bene. Incontriamo una squadra che è una delle candidate assieme al Bari a fare, diciamo, il salto di qualità. È una squadra ben allenata, piena di giocatori, parlo individualmente, forti di categoria, giocatori molto importanti. Però noi dobbiamo andare lì con la consapevolezza dei nostri mezzi e del fatto che possiamo fare un grande risultato. È vero, siamo in costruzione, non abbiamo i 90 minuti, abbiamo fatto poche partite. Tutte le difficoltà che ho già ripetuto mille volte, siamo andati in ritiro con pochi giocatori. Siamo, ripeto, una squadra che sta provando ora, in questo periodo, in quest'ultimo periodo, a essere squadra. E quindi si va lì sicuramente per fare una grande partita, consapevoli del fatto che ci aspetta e ci attende una partita molto, molto difficoltosa, difficile. Oggi naturalmente la Ternana è una squadra che vince fuori casa 3-0, gioca bene, riprende a far giocare giocatori importanti, quindi rientrano da infortuni
giocatori importanti come Mammarella, rientra a pieno regime Falletti, quindi sono squadre pieni di talento e dobbiamo veramente stare attenti. È naturale che noi, ripeto come ho detto prima, dobbiamo cercare di andare lì e metterli in grande difficoltà, sapendo che sarà una partita complicata. Una partita complicata, diceva appunto il tecnico del Palermo Boscaglia. E allora vediamola questa Ternana che affronterà il Palermo, una partita sicuramente delicata. Come diceva il tecnico siciliano, eccola qua. Naturalmente le grafiche sono tutte di Michele Pettorossi, e lo diciamo anche con un senso di orgoglio, perché ce l'abbiamo solo noi, quindi un bravo e un grazie naturalmente a Michele Pettorossi. Allora 4-2-3-1 con Iannarelli in porta, Defendi, Suaga, Diakité, Laverone, Damian, Contec davanti alla difesa. Poi abbiamo Partipilo, Falletti, Furlan, vantaggiato. Allora, vi chiedo eventuali eventuali variazioni su questa formazione. Ballottaggio Laverone Mammarella, credo alla pari. Per il resto la squadra è questa, a meno che non si opti per Palumbo subito in campo dall'inizio, ma a quel punto al posto di Damiano di Contec, francamente fatico a decodificare questo tipo di scenario. Certo, se questa squadra dovesse trovare conferma, la Ternana avrebbe in panchina, a parte i due portieri, avrebbe Laverone, Boben, Russo, Frascatore, Paghera, Proietti, lo stesso Palumbo, Rajcevic, Peralta e Torromino. È una squadra che trasferita in blocco in campo arriverebbe quinta o sesta, secondo me. Parlo dei panchinari, ma forse anche quarta, quinta, non so se Francesco la pensi come me. Insomma, Bandecchi ha fatto le cose in grande, quindi diciamo una volta tanto. Assolutamente. Prego. Quando è giusto, secondo me, bisogna tessere anche le lodi della società, della dirigenza, degli allenatori e dei giocatori. Magari 10 giorni fa c'era un po' di malcontento tra i tifosi, giustamente, lecitamente, nei giusti toni, i tifosi potevano anche con un tono un po' di malumore. Però ad oggi non possiamo dire altro. Allora, vediamo un attimo l'arbitro. Andiamo all'arbitro. L'arbitro che è il... Adesso arriva il... E Gualtieri, arriva la videata appunto di Michele Pettorossi. Non è che porti un granché bene quest'arbitro, perché ci ha arbitrato tutte e due volte ha liberati e ha perso la Ternana. Però, come dicevo domenica scorsa, come titolavo domenica scorsa, a Pagani per sfatare un tabù, e domani a Liberati per sfatare il tabù Gualtieri. E questo lo diciamo chiaramente. Intanto invito, chiedo scusa, alla comunicazione di servizio, dobbiamo farlo in diretta, perché ci scrive Elisabetta Tognoni e dice: buonasera, fate del calcio per qualche minuto speranza. Sotto c'è un link Facebook, se magari Michele ha possibilità di vederlo in modo di oppure la signora Elisabetta, se magari ci, visto che non possiamo aprire quel link, non so, Michele, possiamo aprirlo prima, magari vediamo di che cosa si tratti. Quindi l'arbitro è il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti, il primo assistente è Andrea Niedda della sezione di Ozieri, il secondo assistente è Gianluca Delia della sezione sempre di Ozieri. Insomma, sono tutti giudici di linea ad Ozieri, diciamo che c'è una scuola di assistenti. Il quarto uomo, credo che ci fosse anche la settimana scorsa con Edward Pasciuco della sezione di Albano Laziale, che sta molto vicino alla sezione di Ostia Lido, che mi ricordo un direttore di gara che vorrei dimenticare, ma purtroppo... No, c'era in Coppa Italia con Albino Leffe, Pasciuco. Ah, con Albino Leffe, ricordavo che comunque da poco era stato al Liberato. Bene, questa è la grafica appunto di Michele Pettorossi, abbiamo visto anche il direttore di gara, che è il signor Matteo Gualtieri di Asti. Oh, siamo quasi in chiusura, però prima di chiudere aspetto che magari Michele ci dica qualche cosa. Puoi intervenire anche tu, Michele, eventualmente, no? Ivano, posso dire una cosa intanto? Sì. Velocissima. Allora, sono due cose scollegate tra di loro.
Sottovalutare il Palermo sarebbe una folle follia, passatemi la locuzione temeraria. Il Palermo è già adesso, anche senza qualche infortunato, anche senza Luperini appena ingaggiato, anche senza il terzino destro che è in procinto di essere ingaggiato, la terza o quarta forza del campionato. Quindi occhio, perché è una squadra che può vincere con chiunque in casa e in trasferta. Quindi attenzione, e non parlo del blasone, della città meravigliosa, la quinta città d'Italia, no, io parlo della squadra, della guida tecnica e dei giocatori. Palermo è una grande squadra, fortissima, quindi attenzione. Secondo, io rivolgo un augurio cordiale a tutte le squadre del panorama dilettantistico ternano, però consentimi di sottolineare in particolare la mia simpatia per l'Olimpia Tirus, una società modello alla quale voglio bene. Bene, allora, noi abbiamo intanto, Michele ci ha fatto vedere questa, diciamo, alcune slide del link di Facebook della signora che ci ha mandato Elisabetta Tognoni. L'abbiamo andata in diretta, io prometto che approfondirò praticamente questo link, il contenuto di questo link, per poi magari parlarne nei nostri prossimi appuntamenti. Ho visto, ce l'hai ancora, Michele? Sì. Me la puoi mandare, grazie. Quindi magari la leggiamo insieme, perché non so di che cosa si tratti. Credo che sia una manifestazione, qualcosa di solidarietà, che di questi tempi non guasta sicuramente. Quella di Bosco Borgo, con la penna e senza scarpe. Non esiste, non ho tempo, non esiste, non posso. Non so se conoscete voi questa iniziativa, sito dedicato alla vendita dei libri di Bosco Borgo, l'intero ricavato. Bisognerebbe leggere un po' quello che c'è all'interno di questo. Comunque, il link lo vedete, magari andate su Facebook cliccando quelle di Bosco Borgo, lì potrete vedere il contenuto. Ci ha fatto piacere, insomma, dare un po' il nostro contributo, ripeto, anche se parziale, perché non lo confesso, non conosco questa iniziativa. Allora, siamo in chiusura noi della nostra anteprima, vi diamo appuntamento a domani. Allora, alle 14:30 circa inizieranno un po' di collegamenti per parlare della partita, vi illustreremo le formazioni ufficiali delle due squadre e poi alla fine del primo tempo andremo con il commento. Alla fine invece della partita ci sarà la diretta per commentare approfonditamente quella che è stata la partita fra Ternana e Palermo, che speriamo si possa concludere con la prima vittoria della Ternana al Liberati per questa stagione 2020-2021. Ringrazio Michele Pettorossi, vieni in video. Salutiamo. Grazie a tutti voi. Ma ti fanno dormire in cantina? Sì. Sei sempre lì tu. È arredata però. Poi, sì, è arredata. Ieri sera, però sempre nella stessa posizione, dai. Praticamente sono rimasto qua, rimasto lì tutta la sera, tutta la. Ok, vabbè. Un ringraziamento a Francesco Claudili. Grazie a te, Ivano, e una buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Un ringraziamento a Luca Giovannetti. Grazie, Luca. Grazie a voi, la mia più cordiale buonasera a tutti quelli che ci hanno seguito. Oh, io naturalmente vi ringrazio, vi auguro la più cordiale buona serata. Mi manca tanto la solita frase, ma abbiamo perso questa abitudine, Luca, con cui ci congediamo la sera dai nostri telespettatori. Dai, tirala fuori una di queste tue frasi che, diciamo, sono piene di contenuto. Facciamo una cosa, Ivano, sì. Ne ho un paio in serbo, mi gioco l'una o l'altra diciamo dopo la partita di domani, perché in base all'esito scelgo l'una o l'altra. Promesso, promesso. Assolutamente. Permettetemi anche di ringraziare i nostri sponsor, che stanno crescendo, e questo mi fa piacere, anche perché insomma, si affrontano delle spese, e quindi ci fa piacere che ci seguite innanzitutto e siete sempre in molti. Ma ci fa anche piacere che poi qualche sponsor dovrebbe entrare, credo, la prossima settimana un paio di altri sponsor, e quindi insomma siamo in crescita. Grazie. Vorrei ringraziare anche un po'
l'altro, i protagonisti dell'altro progetto, ovvero il Ternana News. Sapete di questa sinergia tra Ternana News e Ternana Time, quindi una sinergia che continua con successo in pieno accordo, e quindi auguriamoci che possa riservare sempre più soddisfazioni a noi e a voi tifosi. Intanto Roberto Pellucci ci dice grazie e buona serata, Sandro Foschi grazie ragazzi e buona serata, Roberto Ruggeri buona serata e grazie, Dori Dori buona serata con un cuore rosso verde. Grazie, in bocca al lupo alla giornata, in bocca al lupo alle ferie. Buonasera. Buonasera.